Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi try on haul unboxing Shein. Ho fatto un ordine Shein, neanche troppo grosso, ma ci sono un po' di cosine che volevo mostrarvi. Iniziamo subito. Questo è il paccone. In teoria ci sarebbe anche questo, ma poi vi faccio vedere che cos'è. E iniziamo il pescaggio. Non so se avete notato, c'è lo sfondo natalizio, visto che siamo in tema, tutti gli addobbini, molto, con le stelle di Natale. Poi sul verde, perché il verde è il classico, quello natalizio. Bene, questo rossetto molto anni 90. Anche lì lo smalto. Ho rifatto il gel, l'acrilico, vabbè, io uso l'acrilico. Per chi lo sa, sa che mi faccio le unghie da sola. E ho scelto questo mix di colori, effetto zucchero, e rosso, un po' natalizio, dai, un po' diverso dal solito. Ho fatto queste, il mignolo e l'indice un po' diversi. E le strisce adesive? Le strisce adesive faccio un po'. Magari mi tolgo questo, poi metto le strisce perché magari non avrò voglia di rifarmelo. Quindi le strisce sono molto più veloci. Tra l'altro su Shein ho fatto un ordine di un pacco di gel di strisce adesive. Ecco qua. Le ho provate, ne ho provata una per vedere se funzionava. Vi dico già di evitare. Il costo è notevolmente ridotto a quelle di Manico che ho provato in precedenza, ma non c'è paragone. Queste le ho provate a indurire, dopo 2 secondi si staccavano. Le tiravo e poi venivano via. Invece quelle di Manico rimangono lì. Quindi, primo acquisto bocciato. Gel adesive di Shein. Ho detto, proviamo quelle di Shein che magari risparmiamo un po'. No, partiamo con un capo d'abbigliamento. Ho preso questi pantaloncini che ci sono anche in varie colorazioni. Ho deciso di prenderle così sul nero grigio. Davanti c'è il bottoncino con il gancetto. No, non c'è un gancetto, c'è il bottoncino. Se c'è il bottoncino non c'è il gancetto. Allora, ha 2 bottoncini e la cernierina. Io l'ho presa in una taglia S, hanno le taschine laterali e andiamo a vedere come mi stanno. Prossimo acquisto, non vi sto a dire i prezzi perché come sapete Shein fa i vari sconti, ognuno ce l'ha per i fatti propri, quindi inutile che vi sto a dire il prezzo scontato, vi metto il codice prodotto poi voi lo andate a vedere. Prossimo acquisto, dicevo, è questo set di spugne. Siccome di spugnette non ne ho tantissime, soprattutto fatte così, con la parte piatta qua davanti, ho preso un set che tra l'altro sono contenute in questo simpatico barattolino in plastica. Ci sono varie forme, ci sono anche questi piccolini per il contorno occhi, quelle proprio piccoline come queste. Più o meno dovrebbero essere 10 spugnette. Anche queste le trovate in varie colorazioni. Cosa c'è qua dentro? Questo, proprio quando l'ho visto, ho detto è mio, mi ha illuminato. Praticamente, che cos'è? È un kit per le labbra, si chiama debuttante, ci dovrebbe essere matita, ora lo vediamo, facciamo prima, il kit è questo, ecco, qui c'è la matita per le labbra, qui c'è un pennellino con doppia estremità, una spugnetta e un pennellino, praticamente si mette la matita nel bordo oppure anche in tutte le labbra, poi si mette questo che sembra una specie di lucida labbra, più o meno, e sopra, aiutandovi con la spugnetta o il pennellino come volete, si vanno a mettere questi brillantini. Quindi poi dovrebbe rimanere tutto glitterato. Pensavo di farci un TikTok con questo. Quindi non ve lo faccio vedere adesso, ma seguitemi sugli altri social. Prossimo acquisto, una cintura. Semplicissima, colore testa di moro. Stavo notando una cosa. Sì. Ma che capelli lisci che hai questa sera? Non più questa sera, ormai ce l'ho sempre così, perché la fantastica piastra di L'Oreal... Sono troppo contenta di averla comprata, sono veramente troppo contenta. 1000 euro più spesi. Spesi bene, dai. Non andrò più dal parrucchiere. Vabbè,
questo già un buon risparmio. Non dicevo, ci credo, però ci andrò di meno. Quindi cintura marrone, poi cosa ho acquistato? Ah, che carina questa! Questa è una collanina. Tra l'altro le collanine costano pochissimo, veramente. È troppo carina e l'ho presa così, con la M. Con la M di Mandrea? Sì. Comunque è fatta benissimo. Cioè, questa qua è fatta veramente bene. Rimane anche un po' lunghetta. Così si vede, perfetto. Questa collana l'avrò pagata un euro e qualcosa neanche, credo. Andiamo avanti, cosa c'è qua? Una maglietta semplicissima nera, taglia S, eccola qua, anche questa. Andiamo a vedere come mi sta. Poi ho rifornito i miei patch per i brufoli. Questi patch, a vedere le figure qua, sembra che servano anche per rimuovere poretti, roba di questo genere, però non credo. Io li uso relativamente ai brufoli, quindi non vi so dire se li muove qualcos'altro, non lo so. Nel video dei prodotti migliori provati c'erano questi patch, confermo, e li ho ripresi. Qua dentro ce ne sono 144. Poi vediamo cos'altro ho acquistato. Ah, ho preso un body di questo colore, che non ho niente di questo colore e dovrebbe essere della mia armocromia. È un cioccolato praticamente. Mi sembra molto carino, semplice, molto minimal. Taglia S, maglia manica corta, e andiamo a vedere come mi sta. Ho acquistato inoltre, a me ne serviva uno ma c'era il kit da tre e va bene, così posso mettere anche più profumi, i porta profumi. Anche di questi, se non sbaglio, ci sono delle altre colorazioni, altre tre colorazioni. La cosa che mi interessava di più è che la boccetta fosse in vetro, perché ho come l'idea, e molto probabilmente tra l'altro è così, che il profumo a contatto con la plastica cambi. Quindi ho voluto rigorosamente la boccetta in vetro, infatti è in vetro. Sentite da rumore. Ne avevo preso un altro, sempre su Shein, piccolino, col tappo, in vetro, tutto in vetro, ma di quelle proprio piccini così. L'ho messo in borsa, dopo circa una settimana mi si è rovesciato tutto, mi si è aperto. Invece ne avevo già preso uno così, col vetro dentro. Perfetto, così ne ho voluto prendere altri tre. In verità ne volevo prendere un altro, poi c'era il kit da tre e quindi va bene così. Ah, un'altra cosa da vestire. Ho preso una t-shirt. Ma di nuovo, sembra di nuovo quella che hai preso l'altra volta, che sembrava i Paxley Adams. Questa è diversa, perché quella era nera con le righe bianche e questa è bianca con le righe nere. Ah, ecco. Quindi con questo chi sembro? Mercoledì. Allora, questa l'ho presa sempre nella taglia S, semplicissima, il tessuto mi sembra abbastanza buono e andiamo a vedere come mi sta. Ho preso un altro pacchettino, sembrano pastiglie qualcosa. È un pacchettino dove all'interno ci sono dei fazzoletti, quindi li mettete a contatto con l'acqua, si aprono e diventano dei fazzoletti. Quando mi lavo il viso spesso finisco quelli in mussola di Yepoda, che li devo lavare, magari non li ho rilavati, allora nel frattempo uso questo, tra una lavatrice e l'altra uso questi qua e mi vengono benissimo. Questi sono 50 pezzi. Ah, poi ho preso questo fantastico aggeggio, siccome siamo famosi per spezzare i cavi. No, vabbè, a lungo andare i fili dell'iPhone si spezzano un pochettino. Ho acquistato questo kit. Questo è quello che va a coprire il trasformatore. Allora, questo si mette così.
che poi la parte che si rompe non è questa, questa è solo secondo me un po' estetica. La parte che si rompe è il filo, quindi le due estremità vanno poi messe qua dentro. Ora ci proviamo insieme, vediamo un attimino come viene. Ok, che poi la parte dove si va a rompere sempre è qua. Carinissimo comunque, mi piace tantissimo. Poi si fa lo stesso lavoro dall'altra parte. E invece per il cavo c'è questo. Qua ci vuole un po' più di tempo e lì bisogna mettersi con un po' di pazienza e andare a incastrarlo piano piano, fare tutto il giro così. Questo è un altro body, un po' come quello di prima, anzi uguale. L'ho preso di questa colorazione verdone verde militare. Il body, allora, come si allaccia? Ah, c'ha le clip, bottoni a clip. Lo metto giusto così, vi faccio vedere il colore com'è, ma non lo so provare perché tanto è uguale a quello marrone e quindi è la stessa cosa. Come ultimo pezzo vi faccio vedere questa cosa qua. Allora, mi è apparso come oggetto, sempre su questi siti, Shein, Temu, questi qua, anche su Amazon mi è apparso e mi ha incuriosito. Andiamo a vedere che cos'è. Siccome Amazon su questo prodotto ha dei prezzi inavvicinabili, ho detto proviamo a vedere se c'è la Shein. Mi è apparso su Shein, quindi l'ho preso. Spero che la diversità di prezzo non vada a inficiare con l'efficacia del prodotto. Comunque, il prodotto in sé è questo. È una maschera. È una maschera viso. Allora, praticamente è una maschera che va in base alle luci a fare il suo trattamento alla pelle del viso. Sparo a caso, perché devo ancora leggere le istruzioni tutte. Ad esempio, la luce rossa è adatta per l'acne, la luce blu per le rughe, la luce gialla per le macchie. Emette varie fasce di luci a LED. La maschera va ovviamente posizionata sul viso e si tiene un po' in posa. Ora non so quante volte alla settimana va fatto, credo circa uno o due, in base anche ai video che ho visto su YouTube. La maschera in questione è questa. No, veramente, cioè inquietantissima. Pensa, tu entri un pomeriggio a casa e mi trovi così. Mamma mia, io scappo, scappo via. Lo mettiamo per Halloween. Lo indosso per Halloween. Così uniamo l'utile al dilettevole. Adesso la sto montando, cioè sto mettendo il gancetto, la fascia che rimane dietro, la sto agganciando alla maschera. Ora ho già intravisto che la presa è USB, quindi ora vediamo se bisogna caricarla o altro. La spina è questa qua. Secondo me va caricato perché non si può rimanere attaccati a un filo così. Ovviamente però voglio vedere se funziona. L'interno è fatto così. Ci sono tutte le lucine LED, vedete? Ora volevo vedere se dava fastidio tenerla tanto in viso, cioè se era fastidiosa. No, no, ok, è leggera. Ora sono truccata, mi dà fastidio che mi tocca le labbra. La metto un attimo in carica perché sono curiosa di vedere se, almeno se funziona. In generale serve per l'acne, le macchie, riparazione della pelle, i pori, collagene. Secondo me questo è per il doppiamento, che ve lo va un pochettino a liftare. Poi ha funzione per l'acne, per le macchie. Intanto che aspetto un attimo che si carichi un pochettino la maschera, così poi ve la faccio vedere funzionante. E, vi dico questa cosa velocissima. Ieri ad esempio ho visto un video attinente a questa maschera, e parlava di un medico estetico, quindi il prodotto era prettamente estetico, non era preso su Shein, quindi non so appunto se avrà la stessa efficacia. Comunque consigliava di farlo almeno una volta a settimana, però questa dottoressa ha detto si può fare anche più volte, magari anche due a settimana. Ovviamente più si fanno le cose più si vedono i risultati. Comunque questo trattamento va aiutato anche con le creme. Va bene, ho schiacciato questo pulsante, ha emesso un suono, ho aspettato un attimo e si è accesa la luce rossa. Ora vediamo se per cambiare luce bisogna rischiacciare quello, perché c'è solo questo come tasto. Sì, quindi continuando a schiacciare questo pulsante cambia la luce, il colore della luce. Ve la faccio vedere accesa, posizionata. Yeah. Ecco. Che effetto strano. Tling, tling, tling. Vediamo se tenendo premuto, mi sono tutta
scombigliata. Vediamo se tenendo premuto si spegne. Ok, quindi è confermato che quello è un cavo di ricarica. Le sedute dovranno durare secondo me una mezz'oretta, ma ora poi mi vado a leggere bene le istruzioni, perché come vi ho detto sono in inglese. E direi che abbiamo visto tutto. Fatemi sapere voi se questo tipo di aggeggio ce l'avete, come vi siete trovati, se l'avete mai usato e se avete visto dei risultati. Bene ragazzi, questo video termina qui. Io vi ricordo che vi lascio tutti i codici di quello che ho acquistato qui sotto in info box. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, cliccate qui per iscrivervi al canale e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!